Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo podcast di CineTVlandia. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buona giornata a tutti. Oggi ci dedichiamo a un film appena uscito nelle sale che è Life, Non oltrepassare il limite, film di fantascienza di Daniele Spinosa, con un cast di grande impatto perché tra gli attori protagonisti troviamo Jake Gyllenhaal che in questi anni è in grandissima forma, ogni suo film è motivo di attenzione, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. Sì, bel cast questo, eh. Sono tre degli attori, due insomma, decisamente affermati. Rebecca Ferguson si sta affermando perché insomma, è un'attrice, è Non un solo fisico. per la sua bellezza, No, secondo me. perché è un bel fisico, lei è un fisico molto cinematografico, quindi riesce ad imporsi. Senti, siamo dentro un thriller, un fanta horror questo. Fanta horror thriller, direi, perché è un film di genere, si può definire anche un B-movie di alto medio budget. Ci troviamo in una spedizione di ritorno da Marte. I protagonisti sono degli astronauti che hanno recuperato una forma di vita dal pianeta Marte e stanno tornando appunto sulla Terra per portare questa forma di vita. Cosa succede però? Che questa forma di vita si evolve, cresce e diventa una delle minacce più brutali, violente e cattive della storia del cinema. Però detta così mi sembra alien. Sì, diciamo che il film ha una matrice di Alien di ispirazione, però riesce anche a distaccarsi da Alien stesso perché comunque questa creatura, anzi il regista, secondo me, tra le tante cose interessanti del film, ha la capacità anche di staccarsi da una fonte di ispirazione come Alien, perché comunque si vede che c'è dell'alien, tant'è che il villain, il cattivo, è proprio un alieno che si nutre dei corpi umani per crescere, proprio come succedeva nel capolavoro di Ridley Scott. Però allo stesso tempo riesce a dargli una personalità, nel senso, non è. Sarebbe riduttivo dire che è una copia di Alien, perché il film è molto di più. È un misto secondo me, di film di genere, da Alien a Gravity all'ultimo Arrival, però è un film che ha una sua personalità e soprattutto da un punto di vista di regia è molto preciso, molto tecnico, ci sono inquadrature che non ti aspetti, tipo l'inizio, un piano sequenza di 6 minuti, dentro hai questi labirinti dell'astronave, veramente claustrofobici, e tu sei lì che vivi questa esperienza. Poi quando l'alieno si evolve, diventa più horror rispetto ad Alien, per cui direi che è un film che assolutamente consiglio e mi è piaciuto perché comunque è un film che non è stato, secondo me, spinto come si doveva perché è un film che sorprende. Per chi ama la fantascienza, devo dire la verità, è un film che consiglio, ma chi anche ama il cinema di qualità, di intrattenimento, è un film da vedere. Sì, ma l'aspetto principale è più serioso oppure ci gioca col genere? Allora, direi che entrambe le cose, nel senso che un'altra caratteristica bella del film è che ha caratterizzato molto bene i personaggi, cioè i personaggi che saranno le prede di questo alieno, hanno tutti sono anche in un certo senso degli archetipi nazionali, mi spiego. Anzitutto l'equipaggio sono persone di diverse nazioni, cioè c'è l'americano, c'è l'asiatico, il giapponese per l'esattezza, c'è l'europeo e ognuno ha una sua caratteristica e la cosa divertente è che si prendono in giro, ovviamente Ryan Reynolds fa l'americano e si prendono in giro a vicenda per i loro modi. Infatti vengono fatte delle battute a Ryan Reynolds di non fare l'americano perché lui, Ryan Reynolds,
è diciamo, un po' lo scemo del villaggio, quello un po' rozzo, un po' Fa il suo fa il suo personaggio, personaggio, anche alcune volte anche un po' Deadpool, diciamo. Per cui direi che i personaggi sono ben settati e quando deve essere divertente o ironico riesce benissimo. Quando invece l'alieno prende forma e capiscono che questa è una minaccia vera, concreta e che non riescono a controllare perché più cresce, più diventa forte, più diventa intelligente e quindi insomma in quel momento il film ha una piega seria, drammatica da gran thriller. l'unità di luogo rimane come nel film di riferimento Alien, oppure si spazia? C'è tutto ambientato all'interno praticamente dell'astronave, oppure ci sono delle scene esterne? Allora, è tutto ambientato all'interno e anche un po' all'esterno, un po' come succedeva in Gravity, che è anche un altro film a cui si ispira. Però secondo me rispetto ad Alien e rispetto a Gravity riesce ad avere un ritmo maggiore, cioè è molto più incalzante il senso di minaccia, di paura, di adesso cosa cavolo facciamo per sopravvivere. E quindi sono 100 minuti il film. Il film ti incolla la sedia, rimani lì attento a seguire cosa fanno tutti i personaggi e come si muove l'alieno, è una specie di partita a scacchi, l'ho anche vista un po', cioè l'alieno si muove, loro fanno le contromosse come a scacchi e cercano di incastrarlo, di chiuderlo in una parte della navicella spaziale per poi poterlo bruciare, perché scoprono che il suo punto debole è il calore. Detta così, sembra anche un film più d'attori che di effetti speciali. Sì, assolutamente, la CGI è ben usata, c'è ovviamente sia nei panorami che nell'astronave stessa l'uso discreto e realistico della computer grafica, ma è più un film di attori. Dove ovviamente ha un peso maggiore è nel rappresentare l'alieno, perché ovviamente è ricreato completamente al computer, ma anche lì è fatto molto molto bene e vedere questo alieno che non svelo di che conformità o che aspetto ha, però in linea un po' con la fantascienza di quest'anno, perché l'aspetto richiama un altro film, ma non lo diciamo. È comunque un film più di attori, di un gran cast gestito benissimo da Espinosa e complimenti per come l'ha gestito. Quindi direi che prima di essere un film di azione, di dinamismo, è un film di personaggi che si trovano in un pericolo che non avevano calcolato e quindi le contromosse non sempre sono immediate e facili da prendere. Cinete grande lo consiglia, si intitola Life, Assolutamente. e lo troviamo in cinema questa settimana. Giusto. E con questo chiudiamo, Pierpaolo, al prossimo podcast e buona fantascienza a tutti.